bambini sono andati a casa di Talking Ben e Talking Angela. Ma come sarà finita? State a vedere. Molto bene ragazzi, vi ho convocati in questa foresta dell'orrore perché, a quanto ho capito, all'interno di questa foresta ci abitano i Talking Friends. Wow! Non potevamo fare qualcosa di meno pericoloso? No. Dobbiamo andare a vedere se esistono e quella casa mi sa tanto di una casa per Talking, ok? Andiamo a vedere. Le leggende narrano che in questa zona c'è anche un cimitero nascosto all'occhio degli esseri viventi e noi dovremmo trovarlo, avete capito? Ma noi siamo vivi, se è nascosto agli occhi degli esseri viventi non lo vedremo neanche noi. Non è vero, noi in caso moriremo per vederlo vivi. Sto scherzando. Dovete stare attenti, va bene? Anche perché io mi sto un po' facendo la cacca sotto in questo momento. Andiamo. Io mi sto bagnando tutto, muoviamoci. Aspetta, spri. Cosa? Che c'è? Guarda, c'è tipo un pelo di gatto. Un pelo di gatto? Pelo di gatto? E chi dovrebbe essere questo pelo di gatto, secondo te? Di un gatto. Ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti secondo voi di che cosa potrebbe essere. Magari è un altro Tolkien che adesso non mi viene in mente il nome. Magari ve lo conoscete. Scriveteci qua sotto nei commenti se sapete un Tolkien che sia un gatto che abbia questo colore di pelo. Vediamo se siete bravi. Ok, andiamo. Guardate, la casa è tutta tipo puzzona. Pronti? Suono, una casa normale. Suono, eh? Suono, eh? Suono, eh? Oh. Suono! Salve, siamo i Boy Scout! Ben! Oh, è Ben! E c'è pure Angela! Ciao, noi praticamente siamo dei bambini e sapevamo che voi vivevate qua! Possiamo entrare per vedere casa vostra? È un reportage! Sta piovendo! Ben? Yeah. Ha detto sì! Ha detto sì! Oh, andiamo! Ok, va bene. Salve, permesso. Permesso. Ben. Hello. Avrò gli incubi. Fanno un po' paura, effettivamente. Sembra che. Oh, cacchio, che paura. Guardate le loro braccia, quanto sono grandi. Perché non sbattono gli occhi? Non lo so. Ho paura. Ci fissano sorridendo. Allora. Hello. Ciao. Salve. Avevamo fame noi, non è che potreste darci qualcosa da mangiare? Penso abbia detto sì. Ha detto quindi credo che sia un sì. Sono biscotti. Biscotti! Grazie! Oh, biscotti! Me l'ho rubati tutti! Ben, posso riaverlo? No. Come Can no? Me? No. Oh, grazie, Angela! Ben... Cosa vuoi? Devo ridarteli? Yeah. Ma perché devo ridarteli? Ben. Va bene, tieni qua, ho capito. Uffa. Posso almeno averne uno? Okay. No. Ok. Perché Ivy allora può averlo? Cioè, che cosa di speciale lei? Ben. Hello. Ma che cacchio? Perché dicono solo queste parole? Non lo so! Sono strani, dicono solo queste parole. Oh, grazie, Angela! Oh, cavolo! Si è arrabbiato! Se non vuoi i biscotti, forse! Ragazzi, lasciate! Aspetta, dobbiamo calmarlo! Calmiamolo! Diamogli delle carezzine, delle carezze! Tanto è sempre un cane! Ragazzi, fate calmare anche voi! Ben con un like! Se lasciate like, lui si calma! Guardate, sì, ragazzi, lasciatemi. Ancora arrabbiato! Lasciate like, guardate, ancora arrabbiato! Lasciate like! Così lo riempite di positività! Ok, bene. Forse l'abbiamo calmato abbastanza. Sì. Grazie a voi che avete lasciato like. Ognuno si è calmato. Esatto, molto bravi, molto bravi. Per quale motivo stavi zitto, Ivy? Che era successo? Niente. Cosa niente? Ci stai nascondendo qualcosa? Vedi che cosa le vostre eroniti, Ivy? Dove va? Ma lei può andarci lì sopra? Ben! Che cavolo! Yes! Ma perché lei può andare lì sopra, nei no? Ben! Hello? No! Ma perché lei sì e noi no, Lux?
Ma non lo so perché... Ma, che cosa di speciale quella? Scusa, cioè non ha senso. Ma perché lei può andare e noi no? Ti può offrire una descrizione dettagliata del motivo? No. Ah, grazie. Ben. Non so che dire. Non sto capendo nulla. Ci sono un sacco di cose fighe qua sopra. Dai, possiamo andare? No. Vabbè, allora giochiamo qua, che ti devo dire? Qua c'è la televisione, vieni, Lux. Come c'è la TV? Arrivo! E che danno in TV, Ben? Rubate i biscotti! No, no, non devi rubarne, Ben, si arrabbia, altrimenti se rubi altri biscotti! Tu nascondilo nel pannolino, signora... non ci vedo! Ah, ok, va bene, il pannolino! Oh, cavolo! Ben! Ha una pistola! Ma me l'ha data a me! Wow! Ma... Vuole che giochiamo con queste? Ma sono giocato! Giocattolo! Ben! Oh, scusi, signor Ben! Oh, cavolo! Ma sono fortissime queste pistole! Ho preso! Cosa? Moriremo se continuiamo così, ragazzi! Basta! Oh, no! Hai preso Angela! Cosa hai fatto? Ben! Scusi, signora Angela! Ben! Si è arrabbiato! È andato a parlare con Angela! No! Hai fatto danno, devi scusarti con Angela! Ma cosa devo scusarmi? Devi scusarti con Angela! Potrebbe essere pericoloso se rimaniamo qua! Ma esatto. Non è vero, ragazzi! E poi... Aspetta! Avete visto? Bene, si è arrabbiato, sicuramente adesso farà qualcosa! Fatelo! Ben! Signor Ben, volevo dire... Dove sta andando? Ah, vuole farti dire scusa ad Angela, hai capito? Sì, salve signora Angela, mi dispiace per quello che è successo, però io le consiglierei di... Ben! Oh, cacchio! Stai bene, Lux? Sì, sto bene, però io dicevo, magari potreste levare queste armi da dentro casa... Perché dovevo entrare qua dentro? Cos'è? Non lo so, ho delle scale qua. Dove portano queste scale? Non lo so. Andiamo a vedere, ragazzi, magari ci evitano nascosto quello di cui vi ho parlato. No, c'è solamente tipo una piscina fatta di lava e un trampolino. Perché c'è un trampolino? Un trampolino. Ma no, ma è fatta di lava la piscina, Ivy, ma sei pazza. Non andarci. Potresti morire morta, capito? Potresti morire morta. Caldo, facciamo una prova. Si è bruciato. Aspetta, nascondo. Non bruci i biscotti che non li voglio più. Perfetto, ok. Ma tieniteli. No, perché se mi scopre Ben mi ammazza. Ok, perfetto, vabbè. Magari 17, anzi 10 me li tengo. Torniamo indietro però. Perché sì, non esatto, ci sono torniamo più. Indietro. Aspetta un attimo, se ci hanno chiuso magari. Ci picchio. Aspetta. No, ci hanno chiusi. Adesso. Cavolo. Aspetta, signore. Forse riusciamo ad arrivare alla leva. No, non si riesce, purtroppo. Abbiamo le braccia corte. Adesso come questo facciamo? Questo è sequestro di persona. Questo è sequestro di persona, sprezzatiati. Non è vero, non darmi la colpa, Ivy. Sì, è colpa tua. Mannaggia a te. Fermi, ragazzi. No. Ecco, guarda così fai un po' di luce, ecco. Tieni di quei colpi che sono le uniche pistole che abbiamo, razza di idiota. Hai ragione. È buttata, brava, stupida! Oh, cacchio, dobbiamo uscire in qualche modo! Non piangere, non è... No, cacchio! Oh, cavolo! Avevo portato Ivy perché il riff rispetto a Zoe, quella più forte, invece no, sei una schiappa comunque! Io non sono una schiappa, vuoi vedere? Spostati! Non ci arrivi tanto alla leva! Non ci arrivi! Abbiamo pensato un piano! Ah, vero, posso fare finta... Cosa? È arrivata la leva. Come fa? Sono più magra di te. Ma che cosa? Ok, adesso... Ok, calmo. Piano, se li vediamo, gli spariamo. Esatto. Andiamo di sopra, saranno di sopra. Saranno di sopra, forse. Guarda, stanno dormendo. Stanno dormendo. Siete voi quegli armati. Possiamo prenderli di soppiatto. Dai, piano, Dai, li prendiamo in sorpresa. Quelli. Eccoli. Ok, 3, 2...
Presi! Stupidi! Oh cacchio, si è trasformato Tolkien Ben! Oh cavolo! Perché ha la bocca? Ora è Tolkien Angelo, si è trasformato! Scappate! 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 La porta del retro! La porta del retro! Sì, corri! Qua, sbrigatevi! Vieni, corri! Corri! Ci sei? Ok. Qua c'è un sentiero! Corriamo, ci siete! Wow, che fico! Cos'è? È il cimitero! Le leggende erano esatte! Qua ci sono tutti i corpi dei bambini! Che schifo! Nascondiamoci nell'erba alta, così loro arriveranno qua e li prenderemo di soppiatto e li faremo fuori! Siete pronti? Non ho solo i biscotti! Cosa? Non ho colpi! Io sì, invece! Eccoli! Eccoli! Oh, cacchio! Salvaci! Oh, cacchio! Cacchio! Oh, faccio prima fuori Tolkien Angelo! No! No, prima lui alle spalle! Ok, 3, 2, 1... Ora! Via! Vai! Non muore! Okay, è morto! Prendilo! Prendilo! Sparate! Ma per le munizioni! Aiuto! Ti penso io! Bravo, Alex! Bravissimo! Sì! Li abbiamo uccisi, quindi, finalmente! Siamo salvi! Sorrisa, girati, guarda dietro! Cosa? Ucca! Ma io sono gigante! Cosa? Cacchio! Mi stanno venendo addosso! Sono maledetti! Quei cosi sono maledetti! Correte! No, non riusciamo mai a distruggerli! Dobbiamo andare in una caverna! Aia, cacchio, che male! In una caverna dobbiamo infilarci! Qua dentro! Venite! Passeranno sicuramente! Vieni, Ivi! Eccoli, nascondetevi, non ci hanno visto! Ma come hanno fatto a diventare così tanto grandi? Non ne ho idea! So. Oh mio Dio, meno male che siamo scappati almeno! Cacchio! Ok, che ci serve da lezione, dico bene! Esatto! È sempre colpa tua!